Pronti a qualche dritta su come investire nelle aziende italiane? Salve a tutti signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco Buzzi, trader investitore e founder di Batsuei.it, effettivamente un'azienda italiana. Cliccate, iscriviti, la campanella, eccetera, eccetera. Oggi parliamo su come investire in Italia e in particolar modo vi voglio parlare delle due aziende che considero le migliori per iniziare a investire in aziende italiane, appunto. Subito dopo la sigla. In Investimenti in azioni per lupi, il mio corso apposta su come investire nelle azioni, ho parlato spesso di come investire in Italia. C'è anche tutto un intero corso apposta su come investire in Italia, in cui analizzo 63 aziende italiane nel dettaglio, proprio perché questo è un argomento che interessa. Mi ricordo, come se fosse ieri, quando a fine 2019, portando il cane qua, che sta qua dormendo qua, in area cani, ho conosciuto questo Luigi parlando del più del meno, classico discorso, d'area cani, da bar, da benzinaio, insomma, da ascensore. Ah no, perché ho dei soldi in A2A. Aveva, grazie a suo padre, consigliato da suo padre, comprato tipo 20 anni prima delle azioni di A2A, e venendo a sapere che comunque mi occupavo della questione, che investivo in azioni, facevo disfavo, mi ha chiesto cosa ne pensassi. E io gli ho detto, sono sempre abbastanza duro ma sincero, cioè nel senso, se secondo me le cose stanno in un certo modo non ha senso dire il contrario. Gli ho detto: hai fatto una cavolata enorme, hai sprecato 20 anni di investimento, e questo è un dato di fatto. Il problema è che non è solo lui, c'è questa tradizione di investire in Italia perché sentiamo queste aziende più vicine. A2A ci fornisce l'elettricità, Eni, e Poste Italiane, per dire, la vediamo intorno a noi tutti i giorni, ok? Quindi è tradizione. Peccato che sia una tradizione sbagliata, semplicemente perché non porta soldi. Infatti, io ho chiesto a Luigi: ma quanto hai guadagnato finora? Zero, al netto delle commissioni, ok? Zero. Anzi, al lordo delle commissioni, chiedo scusa, perché non le aveva neanche considerate, cioè acquisti, fai. Comunque il rendimento di A2A era zero in 20 anni. Sono tutte così le aziende italiane? No, assolutamente. Ma c'è da capire perché stiamo investendo in Italia. Prima di tutto, se investite per sentito dire, per fare soldi in fretta veloce subito, perché dopo 2 giorni volete uscire, volete l'affare del secolo, volete usare gli indicatori, questo video non è per voi, ma neanche i nostri percorsi, quindi non vi avvicinate neanche. Se volete diventare ricchi sul lungo periodo investendo bene, allora sì, ci siamo. Investire in Italia ha senso se si investe con ragionevolezza, con strategia, esclusivamente con questi presupposti, perché l'investimento in Italia in generale non ha particolare senso, e mi basta un grafico per spiegarvi il perché. Questo è il grafico che confronta negli ultimi 10 anni, ma guardate che se vado indietro peggiora soltanto, il rendimento tra il FTSE MIB e l'S&P 500. L'S&P 500 è uno dei mercati più grandi al mondo, è il mercato più grande al mondo, è l'indice più grande al mondo, non è il mercato più efficiente in assoluto in termini di performance, ma sicuramente uno dei migliori, e il FTSE MIB ha fatto in 10 anni l'11%. E no, però io, cioè praticamente, allora no, perché con Poste Italiane, se tu, allora, cioè, compro, e poi il mio consulente me l'ha detto, il mio consulente in banca mi ha detto: compra Poste Italiane, compra Enel, compra Eni, compra Unicredit, compra Intesa, perché sono grandi, famosi e non falliranno mai. Ma a me che me ne frega se devono fallire? Beh, no, beh, io non investo in aziende che possono non fallire, io investo in aziende che mi fanno fare soldi. Okay? Quindi il grande discrimine principale tra investire in Italia e in generale nel resto del mondo, ma in particolar modo con gli Stati Uniti, è sicuramente il mercato. È un mercato completamente diverso, è un mercato vecchio, stantio, molto statale, parastatale. Il 30% dei titoli nel FTSE MIB sono di proprietà dello Stato, e questo è un problema, non dal punto di vista di ideologie politiche, no, 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 semplicemente perché
le aziende guadagnano in borsa e quindi ci fanno fare soldi a noi, perché ripeto, questo è il nostro obiettivo, fare soldi esclusivamente se sono appetibili al mercato. Come fanno ad essere appetibili al mercato? Combattendo la concorrenza, producendo nuovi prodotti, conquistando nuove fette di mercato. E come si fa? Con l'innovazione, l'investimento e il rischio, e questo non lo si può fare se c'è di mezzo lo Stato. Molto banale, eh? Non è che sto dicendo che l'America è migliore, ma in termini di investimento, e lo dicono i numeri, sono sicuramente molto migliori. Ma in tutto questo, in tutta questa fanghiglia, noi comunque possiamo trovare dei titoli interessanti se vogliamo investire in Italia, cosa che non è assolutamente obbligo. C'è un bias cognitivo, c'è questa abitudine di investire in Italia perché siamo in Italia e sentiamo più vicini, assolutamente normale, ma noi ci dobbiamo staccare da ciò che sentiamo, da ciò che fanno gli altri e da ciò che è giusto. Gli altri sbagliano, perché il 90% delle persone che investe là fuori investe male. Se lo fanno la maggior parte delle persone, non è detto che sia giusto, anzi negli investimenti è tipicamente sbagliato. Noi saremo la punta di diamante, la mosca bianca degli investimenti in Italia, se seguite quello che dico io e se comprate investimenti in azioni per lupi, con tutto il bonus, 63 aziende analizzate, dati alla mano, ok? Detto questo, le due aziende le avrete già notate, però voglio prima anticipare che non ne seguo solo due, ne ho due in portafoglio, ma in watchlist ne ho diverse, hanno fatto delle buone performance e sicuramente ne sono orgoglioso. In un anno hanno fatto il 38%, non è male, non è male. Ma la prima azienda che vi voglio presentare, rullo di tamburi, è Diasorin, o Diasorin, insomma questa è la pronuncia. È un'azienda in cui credo tanto, talmente che ho pubblicato il report avanzato nel Circolo dei Lupi, che è il nostro gruppo privato in cui pubblico appunto il report avanzato di 20 pagine con tutti i grafici delle cose e tutti i dettagli dell'azienda, quindi anche i lupi, investitori per lupi, hanno tutti i dettagli sul come, perché, dove, quando e in che modo investire in Diasorin. È un'azienda interessante, robusta, sicuramente leggermente sovrapprezzata, però interessante. Notiamo due cose interessanti in maniera preliminare. Non discutiamo ovviamente tutto il Buzz Paradigma, perché per discuterne dovete per forza comprare il corso, cioè, non possiamo discuterne così. Si sta parlando di investimenti che fanno tre volte tanto il rendimento dell'indice medio, cioè non si può parlare in un video da 10 minuti, se no non avrei fatto un corso da 16 ore, ok? Detto questo, due cose interessanti che vorrei farvi notare. In uno, la profittabilità. Questa azienda fa soldi. Questa è un'azienda che fa soldi. Non fa soldi in fattura e basta, cioè non fa solo vendite, non fa vendite solo da 973 milioni, fa anche il margine. Là fuori si confonde EBITDA, margine operativo, margine lordo, margine... non ci interessa, andiamo sul margine netto, che sono i soldi che entrano in cassa e che possiamo testimoniare, certificare, possiamo investire nell'abbattere la concorrenza, sviluppare nuovi prodotti, eccetera, eccetera. E il margine è molto alto, molto stabile, molto alto, sopra il 20% in aumento, e un margine del 20% è qualcosa che ci garantisce una longevità e una profittabilità estremamente interessante, e noi ci andiamo ovviamente a guadagnare, perché tutto questo genera questo. Ok, per la vostra informazione, il rendimento, i soldi che si fanno in borsa su Diasorin è superiore al 15% medio annuo. Ditemi dove vedete performance simili. No, non le vedete, perché in Unicredit, Intesa, Bipper, queste cose non ci sono, ok? Quindi è inutile che cercate, vi fermo prima. La seconda cosa molto interessante è questa, l'assenza di debito. Ah, beh, però il debito, nessuno là fuori mi parla di debito, e allora non sarà giusto parlare di debito. Invece sì, è molto importante, perché il debito ha due conseguenze. Ovviamente se ho un debito lo devo ripagare, e questi sono soldi che escono, che non entrano e che non posso investire, e questo è un problema. In secondo luogo, più sono pieno di debiti e più faccio fatica eventualmente, in caso di bisogno, a chiederne in banca. Per forza di cose funziona così, perfino AT&T, il più grande operatore telefonico statunitense, ha problemi col debito, proprio nel chiedere. Figuriamoci in Italia, un'azienda italiana. Diasorin ha zero debito, l'ha sempre avuto molto basso, ha un buon livello di liquidità, perché ha quasi 400 milioni di liquidi freschi, così, ok? C'è qualcosa da fare, c'è un'azione da fare, c'è un investimento su un farmaco, su una roba, lo facciamo, lo possiamo fare, perché? Perché abbiamo liquidità. E queste sono cose molto interessanti. Ovviamente
Il nostro è un argomento al momento superficiale, l'approfondimento richiede più studi chiaramente, ma i nostri presupposti sono assolutamente buoni e è un'azienda interessante, interessante, che non mi lascerei scappare. Ovviamente siamo nel settore medicale, eccetera, è inutile anche dirvelo. Lavora in tutto il mondo e questa è una cosa molto interessante, perché ha solo il 20% delle vendite che arrivano in Italia, abbiamo il 26% in Europa, il 41% in Nord America e un 11% del resto del mondo, che se non ho capito male soprattutto Cina e Giappone, molto interessante. La seconda è Moncler, che immagino conoscerete, ha una storia abbastanza travagliata, è passata di mano in mano, ha avuto per parecchio tempo un socio di maggioranza, è un'azienda molto particolare, ma anche qua possiamo notare queste due cose. Intanto che è quotata da relativamente poco, 7-8 anni, quindi non è tantissimo, ma la performance è molto alta. Siamo oltre il 20% di CAGR, quindi di rendimento medio annuo, se non vado errato, adesso se non mi ricordo male, possiamo fare un calcolo adesso al volo. Allora, da 14 dollari a 57, da 14 a 57 in 8 anni. Abbiamo il 20% medio di CAGR, cioè FTSE MIB fa il 3% e noi facciamo 7 volte tanto. Il S&P 500 fa l'8% medio anno di guadagno, sono soldi che entrano in tasca a noi, ci fanno diventare ricchi. Bene, Moncler fa quasi 2,5 volte. Non male. Andiamo a vedere le stesse due cose di Diasorin e notiamo che Moncler è un'azienda che guadagna, che fa soldi, che ovviamente ha sofferto per il Covid, ci mancherebbe, ma prima del Covid guadagnava oltre il 20% medio di margine netto in aumento, vendite in aumento, trend molto positivo e sicuramente si sta riprendendo molto bene. Un margine così alto è sicuramente una cosa che ci allieta e ci fa piacere. La seconda cosa che abbiamo visto è il debito infatti è molto molto basso, il debito è basso, in diminuzione, non è assolutamente un problema, sono 73 milioni di debito, ma abbiamo quasi 1 miliardo di liquidità. Assolutamente Moncler è stabile finanziariamente, cioè si deve fare un'acquisizione come ha fatto poco tempo fa, o se deve investire in un nuovo mercato, se deve lavorare sui prezzi, o magari produrre nuovi prodotti o investire in marketing, può farlo. Perché? Perché ha liquidità, una salute finanziaria interessante e il fatto che margina, che fa soldi, genera sempre questo. Non c'è via di scampo, non c'è soluzione alternativa. Cioè, cercate voi un'azienda con zero debito, con tutto il Bats paradigma rispettato, e non c'è assolutamente modo che non faccia almeno il doppio dell'indice di riferimento. Queste sono due aziende che sicuramente sono interessanti, ovviamente non sono consigli per investimento, non posso farlo, non sono consulente finanziario, ed è per questo che consiglio di approfondire con un corso completo di ebook, video, eccetera eccetera, tutti gli strumenti, il circolo dei lupi, in cui ogni settimana pubblico un'azione, quindi sono 52, almeno 50 azioni all'anno, non male come consiglio, ok? E poi in questo corso si approfondisce ovviamente il Bats paradigma completamente, ci sono 250 analisi di azienda che non sono male. Quindi io direi possiamo investire in Italia con le dovute premesse, investendo nelle aziende giuste, non per sentito dire, non per fare soldi domani, non per usare indicatori, non per fare tutte quelle cose che sulle azioni fanno le persone là fuori, che nel 90% delle volte non guadagnano o comunque sottoperformano l'indice. Sottoperformare l'indice è un problema, è un errore, è qualcosa a cui noi non dobbiamo tendere. Siamo mosche bianche, siamo orgogliosi di questo e quindi spero che questi miei consigli vi abbiano incuriosito. Link in descrizione, numero verde 800 475 300, info@bazzuoi.it, tutto potete trovare, vi aspetto, mi raccomando, e noi ci vediamo domani con un nuovo video o stasera per una diretta riguardo al trading automatico, ma questo è un altro discorso. Ciao!